partire è partito. Guarda, in merito su questo intervento, solo perché per correre da te mi hanno investito con la ero pieno, sì, ci vedo questa parte. Io proprio c'è la massima volontà di farti un'intervista per salutarti, per ringraziarti per la sua come facciamo adesso? Ma direi che hai tanti anni così. Sarò per tutta la mia vita che sono solo un pilota, perché c'è stato un rapporto fantastico. Adesso c'è una fase nuova, sto prendendo una fase nuova della mia vita e penso che sarà altra. Senti, come sei venuto, hai avuto una carriera pazzesca, testimoniata dal tuo casco, quello lì in replica, che però è lì, è sospeso magneticamente come in un interrogativo ritorno o possibilità di scappare, non credo. Però gli ultimi due anni un po' ti è dispiaciuto, hai sofferto più di quanto avresti meritato. Io te la dico questa cosa perché non è una cosa bella, però la devo dire da affezionato, da appassionato, forse non è stato, insomma è stato un po' dura, non te li meritavo. Purtroppo sai, quando non hai una moto competitiva è sempre molto difficile esprimersi a meglio, però fa parte della carriera, ci sono momenti belli e momenti più difficili, diciamo che sono ultimi anni non sono stati fatti, però alla fine devo analizzare i miei 22 anni su cui tengo. Io amo molto tutte le volte che tu ti dici che sei ottimista e che ce la farai, perché ogni volta poi alla fine vedi la bella parte andare, devo andare al discorso serio. Thank you.
qua. Non vai più a casa qua, Non vai più a casa. Dai, considera che l'anno prossimo basta. L'anno prossimo viene con un ruolo chiave nella MotoGP. Per cui io no. Bravo, dire. Come cazzo fai a andare via? Non ci viene. Chiara, io vengo fra 10 minuti. Lo so, però cazzo. Dategli qualche gadget, purtroppo c'ho avuto un problema, mi hanno investito, ma ha centrato un motorino e quindi sta arrivando. Dammi 10 minuti massimo. Niente foto. Niente foto, dai, fatemi vedere. Me li prendo tutti. Umberto, quanto lo amano? Abbastanza, anche perché ha sempre fatto delle scelte oculate nella sua vita, compresa quella del casco. No. Dai. Guarda che ti ascoltano. Fai in diretta? Sì, lo sto registrando. E così impari. Ma no, pensavo che fosse. Anche di qua. Ma sì. C'è una montagna di fans. Guarda chi c'è. Anche di qua. Ma l'anno prossimo non te l'ho chiesto cosa fai? Non te l'ho chiesto cosa fai, lo sai ancora? Cosa? Per l'anno prossimo, progetti. Fa l'impressione. Ma figura, non ti... neanche se ti vedo qua. Ma come mai 67 anni? Sì, ma ha dato abbastanza, ci mancherebbe altro che deve aspettare, deve fare 67 anni di questi.